Alleluia, grande Signore. Leggiamo insieme la parola del Signore. Leggo alcuni versi nel secondo libro delle cronache, uno dei libri storici, dunque, capitolo 29. Secondo, secondo libro delle cronache, capitolo 29. Gloria al Signore. Parliamo del re Ezechia. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Bia, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Davide suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, riaprì le porte della casa dell'Eterno e le restaurò. Fece venire i sacerdoti e i leviti, li radunò sulla piazza orientale e disse loro: Ascoltatemi, o leviti, ora santificatevi e santificate la casa dell'Eterno, dell'Idio dei vostri padri, e portate fuori dal santuario ogni cosa impura, poiché i nostri padri sono stati infedeli e hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, del nostro Dio. Lo hanno abbandonato, hanno cessato di rivolgere la faccia verso la casa dell'Eterno e le hanno voltato le spalle, hanno chiuso le porte del portico, hanno spento le lampade. Non hanno più bruciato profumi né offerto olocausti nel santuario all'Iddio di Israele. Perciò l'ira dell'Eterno ha colpito Giuda e Gerusalemme, ed Egli li ha abbandonati alle oppressioni, alla desolazione, agli scherni, come vedete con i vostri occhi. Ed ecco che a causa di questo i nostri padri sono morti di spada, i nostri figli, le nostre figlie, le nostre mogli sono in prigionia. Ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, con l'Iddio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, poiché l'Eterno vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere Suoi ministri e per offrirgli profumi. Allora i Leviti si alzarono. Maat, figlio di Amasia, Yoel, figlio di Azaria, dei figli di Keat, dei figli di Merari, Kis, figlio di Abdi, e Azzaria, figlio di Yaallelel, dei gersoniti, Yoah, figlio di Zimma, e Eden, figlio di Yoah, dei figli di Elisafan, Simri e Jeiel, dei figli di Asaf, Zaccaria e Mattania, dei figli di Eman, Jeiel e Simei, dei figli di Jedutun, Semai e Uziel, Essi riunirono i loro fratelli e dopo essersi santificati vennero a purificare la casa dell'Eterno, secondo l'ordine del Re, conformemente alle parole dell'Eterno. I sacerdoti entrarono all'interno della casa dell'Eterno per purificarla e portarono fuori nel cortile della casa dell'Eterno tutte le cose impure che trovarono nel Tempio dell'Eterno. E i Leviti le presero per portarle fuori e gettarle nel torrente Chidron. Cominciarono queste purificazioni il primo giorno del primo mese e l'ottavo giorno dello stesso mese vennero al portico dell'Eterno. Impiegarono otto giorni a purificare la casa dell'Eterno. Il sedicesimo giorno del primo mese avevano finito. Amen. Padre di grazia, noi ti vogliamo ringraziare con tutto il cuore per la tua santa parola e ti preghiamo in questo momento di applicarla al nostro cuore. Signore, sappiamo che questa è una parola che viene dal cielo. O oh, Signore, che soltanto il tuo Santo Spirito può far sì che possa operare profondamente nella nostra vita. E ti preghiamo di farlo stasera stessa, Signore, nel nome di Gesù, il tuo figliuolo benedetto in eterno. Amen. Ezechia, Ezechiele, Ezechia, l'Eterno e Forza, sono nomi simili. Scelto re a 25 anni, come abbiamo letto in questa porzione, leggeremo ancora qualche altro versetto, purifica il Tempio e ristabilisce il culto a Dio. Di lui il Libro dei Re, sapete la sua storia, si trova sia qui nel Libro delle Cronache, sia in quello dei Re e anche alcuni tratti nel Libro del profeta Isaia. Il Libro dei Re dà un giudizio eh, a dir poco lusinghiero di questo re. Dice che Ezechia mise la sua fiducia nel Signore, Dio di Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui e che lo precedettero, non ce ne fu nessuno pari a lui. Quando leggiamo la storia dei re di Giuda, di Israele, purtroppo spesso siamo rattristati da certi comportamenti, ma Ezechia è un re che ci è di grande edificazione. Stasera noi vogliamo prendere delle lezioni importanti dalla sua vita e soprattutto... Proprio dalla sua determinazione di fare un patto con il Signore, con l'Eterno. Ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, con il Dio di Israele. E che stasera tutti noi possiamo avere in cuore lo stesso sentimento: di fare un patto con il Signore. Per prima cosa. Eh, Ezechia eh, chiama i Leviti, i sacerdoti, coloro che avevano insieme a lui la maggiore responsabilità nella guida del, del popolo eh, e fa una diagnosi. Ora, già il regno del nord era stato praticamente annientato dai re, da Siria, presto. Ci sarebbe stata la deportazione anche per il regno di Giuda, ma questa è una parentesi benedetta che deve farci riflettere sul fatto che se noi torniamo al Signore, se noi abbiamo in cuore di rinnovare il nostro patto col Signore, Dio è pronto a benedirci, Dio è pronto a operare, Dio è pronto a fare miracoli. E dicevo per prima cosa Ezechia... Ezechia fa una, una diagnosi di quello che era avvenuto, di quella che era la situazione spirituale. I nostri padri sono stati infedeli, dice, ammette. Hanno fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno, del nostro Dio. Lo hanno abbandonato. Parla della trascuratezza che c'era stata da parte di coloro che lo avevano preceduto. Anche suo padre, Akats, non era stato un uomo con il timore del Signore. Ma gloria al Signore perché eh, eh, Dio è pronto a chiamare, eh, a usare. Tutti coloro che si dispongono con un cuore sincero, anche se hanno un passato, anche se hanno una, una famiglia difficile, anche se non hanno avuto un buon esempio, Dio è pronto a usarli per la sua gloria. Quindi parla di, questa, di questo abbandono. Hanno cessato di rivolgere la faccia verso la casa del Signore denuncia il fatto che eh, si erano distolti, avevano rivolto in altra direzione, nelle direzioni sbagliate il loro sguardo. Anzi dice le hanno voltato le spalle, che ci parla di abbandono, di tradimento. Hanno chiuso le porte del portico. Mancanza di comunione con il Signore perché il tempio rappresentava la dimora di Dio dove si andava a cercare il Signore, a pregare il Signore. Hanno spento le lampade, hanno spento le lampade, quelle, quelle lampade mh, rappresentavano proprio la parola di Dio, la testimonianza, quei candelabri. Quel fuoco doveva rimanere sempre acceso, eppure era stato spento, abbandono della parola del Signore. Non hanno più bruciato i profumi né olocausti: il profumo rappresentava l'adorazione che doveva essere sempre elevata al Signore. Gli olocausti erano le offerte, la risposta. Del cuore alla benignità di Dio, tutto questo era cessato. E allora Ezechia dice: Io in cuore di fare un patto con l'Eterno. Fratelli, sorelle, noi insieme dobbiamo fare un patto con il Signore. Ezechia chiama, come dicevo, le persone responsabili, i leviti, i sacerdoti. Ora perché dopo tanti secoli leggiamo questo, stiamo parlando di questo? Perché la parola di Dio, naturalmente, anche questi libri storici hanno un messaggio spirituale per noi. La parola del Signore nel Nuovo Testamento ci parla del sacerdozio universale dei credenti che siamo stati fatti dal Signore per la sua grazia, sacerdoti dell'Iddio vivente. E quindi questa sera noi dalla parola del Signore siamo chiamati in causa. E Ezechia, l'Eterno è forza. Se noi vogliamo fare un patto col Signore, il Signore ci darà la forza per mantenerlo, questo patto. E Dio sarà fedele, naturalmente. A questo patto, dice Ezechia a questi leviti e poi i sacerdoti: Non siate negligenti, tutto quello che aveva detto prima denotava questa negligenza. Eh? Negligente è colui che non si applica al suo compito o ai suoi doveri con la cura che sarebbe necessaria. Con tanto amore, con tanta compassione, Ezechia rivolge un appello. Un appello che noi vogliamo rivolgerci uno all'altro come parte del popolo del Signore. E stasera mi rivolgo a ognuno che ha conosciuto Gesù come suo personale Salvatore, a ognuno che ha ricevuto la grazia del Signore. Soprattutto a quanti di noi abbiamo fatto un patto col Signore? È vero o no? Quanti di noi abbiamo fatto un patto e abbiamo detto Signore io ti servirò per vita e per morte? È vero o no? L'abbiamo fatto? E allora è tempo di rinnovare questo, questo patto col Signore. È tempo di mantenerlo, di rinnovarlo, di consacrarci al Signore. Figli miei, non siate negligenti. E spiega anche perché perché l'Eterno vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui. La scelta di Dio, che deve rimuovere da noi qualsiasi forma di negligenza, di trascuratezza, diciamolo pure di mondanità, è motivata dal profondo desiderio di comunione di Dio. Vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui. L'opera della grazia di Dio è dovuta all'amore del Signore che ci vuole avere con sé. Amen. Ha dato la sua vita per noi il Signore, sì, per liberarci dall'inferno. È vero, perché lontano dal Signore c'è soltanto l'inferno, la condanna. E la vita anche qui sulla terra senza il Signore è un inferno. Ma il Signore ha sofferto sulla croce, il nostro Signore Gesù ha dato la sua vita per noi, per farci stare davanti a Lui, per farci stare in comunione con Lui adesso e per tenerci con sé per tutta l'eternità. Vi ha scelti, vi ha scelti perché stiate davanti a Lui. Siamo stati scelti per stare in comunione col Signore. E ogni momento in cui noi non godiamo della comunione col Signore è un momento sprecato, è un tempo sprecato, perché lo scopo di Dio è tenerci continuamente in comunione con Lui. Qualunque cosa facciamo, certamente quando ci raduniamo nel culto è un momento speciale, mettiamo da parte. Eh? Si spera, dovremmo mettere da parte le altre cose, gli altri pensieri, le altre preoccupazioni e concentrarci soltanto sulle cose di Dio, ma anche quando facciamo altre cose, le nostre attività di ogni giorno, siamo chiamati a farle in comunione col Signore, colui che ci ha scelti, vi ha scelti. Per il suo desiderio di comunione Dio eh, ha scelto, ha creato l'uomo e la donna prima di tutto. Poi ha scelto eh, Abramo, ha scelto Israele, ha provveduto la salvezza per tutti. Per questo desiderio di comunione il Signore vuole che stiamo in comunione con Lui. Vuole che io e te godiamo ogni giorno della sua presenza. L'Eterno ha scelto Sion, dice il Salmo 132, l'ha desiderata per sua dimora. L'Eterno ha scelto Israele per suo speciale possesso, dice il Salmo 135. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che Egli stesso volle, eh? Eh, 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 e disse: Gesù: Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto. Voi, eh? dice Giacomo, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Figli miei, dice Ezechia ai Leviti e ai sacerdoti, non siate negligenti perché l'Eterno vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui. Ma questa comunione col Signore, questa chiamata, ci porta ad essere, prima di tutto, suoi servitori, affinché stiate davanti a Lui per servirlo. Per servirlo. E il servizio per il Signore non è un servizio forzato, al quale siamo costretti, è il più grande piacere della nostra vita. E ora Israele, Deuteronomio 10, 12, che cosa chiede da te l'Eterno il tuo Dio? Se non che tu tema l'Eterno il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie. Che tu lo ami e serva l'Eterno, che è il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e tutta l'anima tua. L'Apostolo Paolo scrive ai testalonicesi perché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra di voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire l'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Suo Figliolo. Un patto col Signore, colui che ci ha chiamato, ci ha scelto a stare davanti a Lui per servirlo. Siamo stati fatti servitori di Dio. Non sono servitori di Dio, solo quelli che hanno un compito particolare, un titolo. Ma la chiamata del Signore ci chiama ad essere Suoi servitori. Vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirlo, non solo, ma per essere Suoi ministri. Quindi il servizio ci, chiama, ci parla di ubbidienza, essere ministri ci parla di fedeltà amministro ministro è un amministratore a cui è stato affidato qualcosa Isaia 61:6 Ma voi sarete chiamati sacerdoti dell'eterno e la gente vi dirà ministri del nostro Dio voi mangerete le ricchezze delle nazioni e a voi toccherà la loro gloria E l'apostolo Paolo scrive in Seconda Corinzi 3:6 ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ministri di un nuovo patto. Ci ha affidato un tesoro il Signore, è vero o no? Paolo dice che è un tesoro in vasi di terra. Noi siamo vasi di terra, eppure il Signore nella sua grande bontà, ha voluto mettere un tesoro in questi vasi di terra e noi perciò lo vogliamo lodare, vogliamo dire Signore questo tesoro vogliamo spenderlo per la tua gloria, vogliamo condividerlo con gli altri, non possiamo tenerlo per noi, siamo ministri amministratori di tutto quello che il Signore ci ha dato, ci dà e ci darà. Gloria al Signore. Ora io ho un cuore di fare un patto con l'Eterno con il Dio di Israele. Vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli profumi. Profumi. Questo ci parla della santità. La chiamata del Signore, una chiamata al servizio, è una chiamata alla fedeltà, è una chiamata alla santità. Una vita in comunione con Lui nel servizio, nella fedeltà, nella santità. Scrive l'Apostolo Pietro, come pietre viventi. Siete edificati quale casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ma voi siete una generazione eletta, un sacerdozio reale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Scrive l'Apostolo Giovanni in Apocalisse 1.6 e ci ha fatti essere un regno e dei sacerdoti, all'Iddio e Padre suo. A lui siano la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Ora io ho, un patto, ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, con il Dio di Israele, affinché la sua ira ardente si allontani da noi. Figli miei, non siate negligenti, poiché l'Eterno vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere suoi ministri, per offrirgli profumi. E abbiamo letto che... Eh, questi leviti si riunirono, riunirono i loro fratelli e dopo essersi santificati vennero a purificare la casa dell'Eterno secondo l'ordine del Re, conformemente alle parole dell'Eterno. Sì, perché l'ordine del Re era conforme alle parole del Signore. Questo desiderio di fare e rinnovare un patto con lui era nella volontà del Signore. Voglio leggere qualche altro verso più avanti, poi magari leggetevi tutti questi capitoli a casa, capitolo 30, capitolo 31, ne leggo soltanto una parte che ci fa vedere lo zelo di questo Re, come il Signore rispose in maniera gloriosa. Capitolo 30 poi Ezechia che decise di celebrare di nuovo la Pasqua che non era stata più celebrata quindi il tempio era stato chiuso abbandonato la Pasqua non era stata celebrata ma Ezechia riapre il tempio lo consacra decide di celebrare la Pasqua insieme tra Giuda e Israele eh? cosa impensabile Ezechia inviò dei messaggeri a tutto Israele e a Giuda e scrisse anche delle lettere a Efraim e a Manasse perché venissero alla casa dell'Eterno a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'Eterno, dell'Idio di Israele. Il re, i suoi capi e tutta la comunità in un consiglio tenuto a Gerusalemme avevano deciso di celebrare la Pasqua il secondo mese, infatti non la potevano celebrare al tempo dovuto perché i sacerdoti non si erano santificati in numero sufficiente e il popolo non si era radunato in Gerusalemme. La cosa piacque al re e a tutta l'assemblea. E stabilirono di proclamare un bando per tutto Israele, da Beersheba fino a Dan, perché la gente venisse a Gerusalemme a celebrare la Pasqua in onore dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, poiché nel passato essa non era stata celebrate in modo generale secondo quanto è prescritto. I corrieri dunque andarono con le lettere del re e dei suoi capi per tutto Israele e Giuda, Israele e Giuda, e conformemente all'ordine del re dissero figli di Israele, tornate all'Eterno, all'Iddio di Abramo, di Isacco e di Israele, affinché egli torni al residuo che di voi è scampato dalle mani del re d'Assiria. E non siate come i vostri padri, come i vostri fratelli che sono stati infedeli all'Eterno, all'Iddio dei loro padri, al punto che Egli li ha dati in preda alla desolazione, come voi vedete. Ora non indurite il vostro collo come i vostri padri, date la mano all'Eterno. Venite al suo santuario, ed che Egli ha santificato per sempre, e servite l'Eterno, il vostro Dio affinché l'ardente sua ira si ritiri da voi. Infatti, se tornate all'Eterno, i vostri fratelli e i vostri figli troveranno pietà presso coloro che li hanno resi schiavi e ritorneranno in questo paese, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è clemente e misericordioso e non rivolgerà la faccia lontano da voi. Se tornate a Lui. Gloria al Signore. Oh, vedete la parola del Signore. C'è scritto più avanti nel capitolo 31 di Ezechia. Ezechia fece così: per tutto Giuda, fece ciò che è buono, retto e vero davanti all'Eterno, al suo Dio. In tutto quello che prese a fare per il servizio della casa di Dio per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Gloria al nome del Signore. Leggiamo pure poi della, eh, del tentativo di invasione di da d'Assiria che volle... Volle, eh, cercò di umiliare il popolo, eh, eh, offese il nome del Signore, ma il Signore dette una potente liberazione. Eh, e c'è scritto che eh, l'Eterno mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi, e il re se ne tornò svergognato nel suo paese. Appena fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figli lo uccisero, là con la spada. Così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Manasse, dalla mano di Sennacherib, re d'Assiria. Il Signore salvò, salvò Ezechia e gli abitanti. Gloria a al nome del Signore, il nostro Dio è il di Onnipotente, fratelli e sorelle. Se noi lo cerchiamo, il Signore si farà trovare da noi. Poi Ezechia cadde malato, pregò, il Signore gli concesse eh, altri 15 anni di vita. Dio è l'Onnipotente, può fare ogni cosa. Ma a noi spetta di fare un patto col Signore, con tutto il nostro cuore di impegnarci a stare davanti a Lui, a servirlo, a santificarci, ad annunciare la sua parola. E il Signore ci farà vedere la sua gloria, perché il segreto per la vera prosperità spirituale, come abbiamo letto, è cercare il Signore con tutto il cuore, mettere tutto il cuore nell'opera di Dio. E Dio ci farà prosperare. Stasera, stasera impegniamoci, fratello, sorella, ognuno di noi, nessuno escluso, ognuno che ha conosciuto Gesù come suo Salvatore, ognuno che può dire il Signore mi ha salvato. E come dicevo prima, soprattutto chi ha fatto un patto col Signore già. Un giorno attraverso il battesimo ha testimoniato di voler servire il Signore tutti i giorni della vita, per vita o per morte, dobbiamo impegnarci col Signore, perché il Signore allora ci farà vedere la sua gloria, allora ci farà vedere un risveglio, allora potremo vedere ancora Dio all'opera, perché il nostro Signore non è cambiato. E anche in mezzo alla corruzione imperante che c'è intorno a noi, lui rimane l'Iddio fedele, l'Iddio santo, l'Iddio onnipotente, che può farci vedere cose che non abbiamo mai visto. Perché le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Amen. Vogliamo pregare qualche momento. Alleluia. Alleluia, alleluia. Oh, queste parole sono per noi, sono per noi. È direttamente lo Spirito Santo che le manda a ciascuno di noi. Figliuoli miei, non siate negligenti, perché l'Eterno vi ha scelti, vi ha scelti affinché stiate davanti a Lui per servirlo, per essere suoi ministri, per offrirgli il profumo, la lode, l'adorazione. E noi stasera vogliamo rispondere al Signore. Signore, eccomi, sono qua. Sono qua, Signore. Alleluia. Io voglio fare un patto con te. Io voglio vedere la tua gloria, Signore. Voglio vedere l'opera Tua compiersi. Alleluia, alleluia. Leviamo un canto al Signore, poi pregheremo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. È tempo di consacrare la nostra vita al Signore, fratelli e sorelle. Nessuno escluso. Il Signore sta chiamando ciascuno di noi perché siamo un unico corpo, la Chiesa del Signore, di cui Lui è il capo, il fondatore. Alleluia! Tu sei parte della Chiesa del Signore. Non ti puoi esimere da questo patto. Dobbiamo siglarlo insieme, perché insieme vogliamo vedere la gloria di Dio. Insieme lo vogliamo servire, insieme raccoglieremo il frutto da parte del Signore. Alleluia.